Salve amici, buongiorno, ben ritrovati. Oggi primo giorno di primavera. Primo giorno di primavera vado a fare una torta bella fresca, leggera. Vado a fare una torta, un po' una cavolata, però è una torta che piace, 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 piace. Il suo vero nome è Paris Brest, che è infatti un dolce francese. Alla fine, senza girarci tanto attorno, non è altro che la pasta dei bignè, delle zeppole, però invece di fare tanti bignè o tante zeppole, viene una torta unica, è un cerchio col buco in mezzo, come una ruota, perché la Paris Brest è una torta che nasce in Francia, penso nell'Ottocento, robe del genere, e da una corsa in bicicletta, di ciclismo, e un pasticcere la deve avere inventata proprio per questa occasione, che era questa giro ciclistico da Parigi, da Brest a Parigi, da Parigi a Brest, non lo so. E quindi viene fatto questo dolce, questa torta che in effetti è tonda perché è riferita alla ruota della bicicletta. Vabbè, 1 litro di liquido. Allora, nei bignè mettiamo l'acqua o mettiamo il latte, possiamo mettere tutte e due. In questo caso mettiamo metà latte e metà acqua. Mezzo litro di latte, mezzo litro di acqua, lo vado a mettere a bollire. Serve 2 pizzichi di sale. Nella info box, nella descrizione sotto al titolo del video, troverete tutti gli ingredienti per mezzo litro di latte. Allora, io ho messo 1 litro di liquido e ho fatto metà latte e metà acqua. La differenza di questo dolce che io vado a fare, ma credetemi, potete sperimentarlo anche con i bignè, perché vengono per me migliori. Invece di mettere la solita quantità di burro, metto metà burro e metà olio di semi. Quindi su un litro di latte vado a mettere 400 grammi di grasso. In questo caso ho messo 200 di burro e 200 di olio. Il burro, mi raccomando, tagliato a pezzettini, perché se fate un pezzo unico, quando inizia a bollire il liquido, ci mette più tempo a sciogliersi. E una parte del liquido evapora. Il bignè ha bisogno un po' di misure abbastanza precise. Ora devo aspettare che bolle il latte, acqua e i grassi e un pizzico di sale. Nel frattempo mi vado a setacciare la farina. Setacciate la farina perché il risultato è migliore. Farina debole, se riuscite ad averla. Farina debole, 9-10 di proteine. No manitoba, assolutamente. Vado a passare tutta la farina e poi, quando bollirà, come la pasta choux, come per l'éclair, come per i bignè, è lo stesso impasto. Quindi è molto comodo, sapete, perché viene una torta bellissima, di effetto, che stupisce. Mi piace farla in questo periodo perché iniziano ad esserci le prime fragole e quindi io andrò a farcire solo di panna. E poi ci metto le fragole fresche. È una zeppolona ripiena nel mezzo e basta, zucchero a velo, dentro ci metto la panna con le fragole. Ma è molto bella, è bella anche per i compleanni. È una bella torta. Aspetto che bolle e poi andremo a buttare giù tutto in un colpo la farina. Quando bolle, riaccendo il video e insieme andiamo a buttare la farina. A dopo con la Paris Brest. Eccoci qua pronti, appena bolle, abbassiamo il fuoco, anzi spostiamo dal fuoco e tutto in un colpo andiamo a rovesciare la farina setacciata, mi raccomando, setacciatela. E poi andiamo a mescolare. Fa tutto da sé, cioè questa è una cosa, un'alchimia, cioè è la reazione, si mescola finché questo impasto, vedete, diventa sempre un po' più solido e diventa una massa unica che si attacca, vedete, dopo alle pareti. Ancora non è pronto. Un po' di energia, vi dirò che quando faccio questo impasto, perché anche questo impasto 2 o 3 giorni dopo si mantiene in frigo, si possono fare i bignè, si può fare le éclair, si possono fare le zeppole, però non ne faccio tantissimo. Perché questa fase, se no mi tocca sempre chiamare un uomo, insomma, questa fase qui, infatti vedete, uso la spatola, ora passo a un cucchiaio di legno.
perché insomma ci vuole dell'olio di gomito. Così. Ora poi prenderò il telefono e ve lo metto sopra. Comunque vedete, volendo si può rimettere sul fuoco, non cambia tanto, ho provato sia a mettergliela e non mettergliela, stesso risultato. Però mettere ancora un attimo sul fuoco basso basso, mescolare ancora finché proprio diventa una palla. Però ripeto, questa fase si fa molto da sé. Vedete com'è? Cioè non è che noi dobbiamo fare, dipende molto da noi, è proprio la reazione del liquido bollente con tutta la farina in una volta. E questa è la prima fase per fare la pasta choux, la pasta per bignè, chiamiamola come vogliamo, questa ricetta francese. Dicevo prima che la Paris Brest, questa torta, è molto carina perché possiamo gustare la delizia del bignè, però senza dover fare tutti quei bignè, che insomma chi li fa li riempie e poi gli mette la glassa sopra, insomma sa bene che c'è da lavorare a fare tanti bignè. Io vi dico, ogni tanto li faccio anch'io, ne devo fare tanti perché o ne faccio tanti o non li faccio. La Paris Brest ha lo stesso gusto del bignè, molto bello, anche molto conviviale, perché una torta si mette in tavola e si mangia tutti, si taglia a fette, però è proprio il bignè, come gusto è bignè. Secondo me con solo panna e fragole, o fragole oppure panna e lamponi, panna e mirtilli, buonissimo. Bene, che chiacchierona. Starete un po' senza di me, senza i miei video, perché venerdì parto, vado a Napoli, sto via 4 giorni. Vi farò dei video tangheri, forse. Ecco, vedete? È proprio una massa, vedete, si stacca proprio dal tegame. Ora, io la vado a riporre qui dove c'era la farina, perché si raffredda un po' prima. La dobbiamo un po' intiepidire. Poi andate avanti a mano se non avete la planetaria. Se invece avete la planetaria, usate la planetaria, oppure va benissimo la frusta elettrica, perché quando questa si è intiepidita andremo ad aggiungere le uova. In questo caso sono 14 uova per 6 etti di farina e 1 litro di liquido. Sono 14 uova che però io ne andrò a mettere prima 13, l'ultimo è sempre di scorta, nel senso che per la pasta bignè o per questa torta o le pesiamo precise le uova, oppure l'ultima la teniamo. Se vediamo che l'impasto è già bello liquido, morbido, non andiamo ad aggiungere la 14esima. Insomma, così. È come per dire, invece per metà dose, invece di dirvi 7, vi dico 6, 7. Ecco, non l'ultimo uovo è sempre un'incognita quando si fanno i bignè. Bene, ora abbiamo qua le 14 uova pronte che andranno aggiunte un po' alla volta, ma dobbiamo aspettare che questa massa si intiepidisca, sia almeno tiepida. Ok, ci vediamo un po' più tardi. Eccoci qua, amici. Allora, il nostro impasto, la nostra massa si è raffreddata, l'ho messa nella planetaria. Qui abbiamo le 14 uova. Vi consiglio di fare anche questo. Di solito non si fa quando si fanno i bignè, ma se lo si fa, credetemi, è meglio, perché è già avvantaggiata anche la planetaria. Adesso quello che noi dobbiamo fare è andare ad aggiungere le uova un po' alla volta. Allora, nei video che vediamo si vede che ci dicono, ci consigliano di aggiungere un'uova alla volta. Questo se fate dei bignè o una Paris Brest, che ne so, con 3 uova, 4, ma quando ci sono queste quantità ne mettete 3-4 alla volta, non c'è bisogno di metterle una alla volta. Ok, gli diamo una sbattuta. E poi andiamo nella planetaria e ne aggiungiamo un po' alla volta. Quando, ora vi accendo, alzo la velocità, quando le prime uova sono state assorbite dall'impasto, andiamo a mettere altre uova, così fino all'esaurimento delle uova.
viene come una crema che poi andremo a mettere nel sac a poche. Facilissimo. Ora assorbito, vado ad aggiungere altre uova. Vedete, io lo faccio in 3-4 volte. Attenzione all'ultima andata, come vi dicevo prima, di un uovo, del 14° uovo, se sì o se no, andiamo a controllare se l'impasto è giusto. Deve essere come una crema, ora non ve lo faccio vedere. Possiamo anche alzare la velocità. Eccoci qua. Ora vado ad aggiungerne ancora una parte. Così. Riparto a una velocità più bassa. E la vado ad alzare. La controllo bene, secondo me ci vogliono tutte, quindi andrò a mettere tutto l'uovo. Poi tenete presente che ne rimane quasi un mezzo, o usate una marisa da pulire bene il coccio. Ora voglio farvi vedere come deve essere questo impasto, che non è altro che l'impasto dei bignè. Ok, vedete? Lo vedete perché quando lo andate a colare deve fare questi triangoli, deve proprio fare il triangolo. Così come spiego nel video, che c'è il tutorial sui bignè in questo canale, trovate un'altra ricetta, vedete? È giusto giusto da andarlo a mettere nei sac à poche. Ora andiamo a mettere nel sac à poche e andiamo a formare la nostra torta Paris Brest. Ora prendiamo una teglia, mettiamo o la carta forno, o in questo caso, vedete, io ho questo è silicone, sono tappetini di silicone che si usano per bignè, meringhe. Ora andiamo a fare un cerchio, come per fare una torta, ecco, doppio. E un po' viene un po' come un zeppolone. Prendo una caraffa, non so quanto vedete, vado a caricare ancora. Così, il nostro impasto, mi aiuto con una marisa, è venuto perfetto con 14 uova. Nella info box sotto al titolo del video vi metterò nella descrizione tutti gli ingredienti, ma vi metterò anche il link di questi sac à poche, le punte, perché spesso mi scrivete chiedendomi. Di solito le cose che compro in internet, così lo metto il link, quando mi ricordo, però, insomma. Ok, ora vado a dare un altro giro, perché deve venire un buco un po' più piccolo, così, e poi vado a fare anche dei ciuffettoni sopra, perché si può anche non fare, però perché verrà più carina. Il forno lo prepariamo a 180 gradi, non a 200 questa volta, perché in questo caso dovrà stare nel forno molto di più di un bignè, per via della grandezza della misura.
così, così, ci facciamo un altro ciuffolino. Diciamo che basta, con quest'altra ne vado a fare forse un'altra o di bignè. Ora vado a prendere anche le mandorle. Allora, in questo caso io vado a mettere un po' di mandorle a filettini, perché ci stanno bene, però la Paris Brest già sarebbe a posto così. Dopo, una volta cotta, si taglia a metà, si farcisce con crema o panna, volendo della frutta e sopra zucchero a velo. Io andrò a mettere delle fragole anche sopra, l'andrò a guarnire. Qualche variante, insomma. Qualche mandorlina sopra ci sta bene, se le avete. Così, un altro po'. Bene, allora, in forno, ciao, 180 gradi, almeno 40 minuti. Se vediamo che inscurisce troppo, andiamo a 170. Questo è come i bignè non si devono cuocere, ma devono asciugare. Quindi dentro devono essere asciutti, quindi è meglio che stiano un pochettino in più. E mi raccomando, dopo vanno fatti raffreddare dentro al forno, ok? 180 gradi, almeno 40 minuti in forno. Volevo farvi vedere con quell'impasto, con 600 grammi di farina e un litro di liquido e le 14 uova, sono uscite due Paris Brest, vedete, due bellissime torte. Questa l'ho decorata in questo modo, con sac à poche, e questa l'abbiamo fatta prima insieme con i ciuffi. Ora andranno in forno. Guardate un po', adesso sono 30 minuti che sono su, guardate, sono enormi. Siccome iniziano a essere già belle colorate, da 180 ho portato il forno a 170, guardate, sono enormi. Non so quanto si veda. Ecco, in questa fase non bisogna avere fretta, perché sembrano belle, pronte, ma se noi le togliamo adesso si smonta tutto. Non bisogna avere fretta, casomai abbassare anche un altro po', ma aspettare, che devono essere belle asciutte e si dovranno raffreddare dentro al forno. Eccoci qua, guardate, due di questa grandezza alla fine le ho tenute un'ora. Da 170 sono passata a 160, gli sono stata un po' dietro per non rischiare, perché l'unica difficoltà di questo dolce è proprio la cottura, che si rischia di smontare tutto. Ora spengo il forno e apro lo sportello e le lascio raffreddare lì dentro, con lo sportello appena semi aperto. Eccoci qua, sfornato, lasciato raffreddare dentro al forno e messo ad asciugare un paio di ore qua sul legno. Ora, la cosa forse un po' più complicata, ma se anche non viene benissimo non ha importanza, andiamo a tagliarlo, cercare di tagliarlo a metà. Vedete, uso un coltello che ha un po' di seghetta, perché ci vuole. E poi inizio da un lato, con delicatezza vado a dividerlo, a tagliarlo come una normale torta. Però invece di una torta è un mega bignè. C'è dei punti che vedete si può un pochettino rompere, ma dopo non lo andiamo a ricomporre. Piano piano. Così. Mi vado a fare tutto il giro. L'altra invece l'ho già tagliata e messa in congelatore tagliata, perché tra un po' qui arrivano un sacco di compleanni in questa famiglia, così sono un po' pronta. Eccoci qua, siamo arrivati. Ora non la ribaltiamo, ma la andiamo a sfilare. Qui perdo un pezzettino, ma fa niente, lo recupero dopo. E voilà, ora vado, anzi l'ho già montato, la panna fresca. Prendo il vassoio in cui l'andrò a mettere, panna fresca, ho aggiunto lo zucchero, mi raccomando,
Ciao amici, quando montate la panna io almeno metto sempre il contenitore della planetaria o di quello che vado a montare e lo metto un po' in freezer che sia bello freddo. Ora vado a prendere panna, fragole e sac à poche. Allora, panna montata, messa in un sac à poche. Questa è panna fresca per dolci, normalissima, però fresca. Io quando monto la panna aggiungo ogni 250 grammi un cucchiaio di zucchero. Io ho montato 1 litro di panna, ho messo 4 cucchiai abbondanti di zucchero, anche perché la pasta ciù non è zuccherata. Ho usato una punta Stella, la più cicciona, la più grossa che ho, e poi vado a riempire facendo attenzione, vedete che i ricci si vedano sia dall'esterno che dall'interno, perché sarà dopo un effetto carino. Poi vado a fare quelli esterni. Vedete, stando un po' verso l'esterno che si dovranno vedere. Vado a caricare. Questa è una bella tortona, un po' diversa dalle solite torte. Se le fate così grandi, la panna ne serve, eh. Come vi dicevo, si può fare anche con la crema pasticcera, la crema chantilly. Però con la panna, credetemi. Secondo me è più buono con la panna. Oltre che essere più semplice, più veloce anche da fare, però è più buono. Così. E andiamo avanti. Così. Ora qui possiamo essere anche un po' meno precisi. Così. E voilà. Ora vado a ricaricare per i ciuffi finali che andremo a fare sopra. Vedete, per una torta così un litro di panna ci vuole tutta. Ora, a questo punto io ho scelto le fragole. Vado a mettere le fragole un po' così. Adesso le prendo in mano. Che quando andiamo a chiudere un pochettino si vedano dal bordo, dall'esterno. Vado a fare tutto il giro. Più grandi, più piccole, le ho tagliate così, un po' per il lungo. Così. È il rosso sul bianco sempre bello. Anche il mio vestito è pois. È rosso con i pois bianchi. Evidentemente mi piace. Ok, queste altre le metto così. Potete fare anche dei cubetti più piccolini.
Io le metto tutte queste qui. Ora, cercando di far meno confusione, scusate, suona la mia caldaia. Eccomi qua, questa è la diretta, ogni tanto anche le caldaie chiamano. Ora andiamo sopra. Così, questo è il pezzettino che ho perso per strada, lo vado a mettere qua. Guardate che bella che sta venendo. Ah, a proposito, io ho usato un vassoio di cartone vecchio, che è una schifezza. Ci ho messo due fogli di carta forno e uno di quei fogli da torta. L'avrete visto, mi sono dimenticata di dirvelo. Comunque, due fogli di carta forno, ci vuole un piatto un po' grande. Ora con l'ultima panna. L'ultima panna vado a fare casomai nei punti dove si è un po' anche rovinata qui dei ciuffetti. Io parto sempre da i polli così, un altro qui. E un altro qui. Poi prendo le altre fragole che ho tagliato a metà lasciandogli il suo picciolo verde e le vado a posizionare. Questa è più bruttina. Tutte per un verso. Ho deciso così e vado a fare così. Vado in tondo, così, così. No, vabbè, ma è carina. Questa la metto qua che è più grossa, più cicciona. Ormai facevo un guaio. E poi ci mettiamo l'ultima, questa qua. Bella. No, vabbè, com'è? Com'è, regà? Dopo taglierò casomai queste punte che fanno un po'. Guardate un po' che bella! Si intravede quel po' di rosso. Ultimo tocco. Già avete visto, è semplicissima. Ok, ora non può mancare questo. Zucchero a vela. Che le fragole, quando voi mettete lo zucchero a velo sulla frutta, diventano lucide e lo zucchero a velo se ne va. E voilà, i miei ragazzi saranno contenti questa sera. Li metto in tavola per dolce. Bene, e poi è un dolce leggero, è un bignè. Ma che bello, sono proprio contenta, mi è venuta proprio bella. Guardatevela, provo a farvela vedere da vicino. Guardate che bella. La Paris Brest, questo pasticcere l'ha inventata proprio carina, perché invece di fare tanti bignè si può fare una torta così, ottima anche per Pasqua. Per Pasqua io l'ho fatta altre volte e al posto delle fragole ho messo quegli ovini che si trovano piccolini, anche per i dove ci sono bambini, insomma, sono molto belli metterci delle cose pasquali. Così, ed è una torta un po' più fresca, leggera, perché c'è l'impasto dei bignè. E così, bene, spero che vi piaccia. Adesso gli farò una ripresa più da vicino. E bene, questa per me è una torta, come si vuol dire, fighissima. Sì, mi piace più di altre. È una delle mie torte che preferisco. Bene, ci vediamo la prossima. Se non ci vediamo prima, quando torno da Napoli, ma forse ci vediamo ancora una volta. Ciao!